Siamo in collegamento Skype con Guido Carboni, che ringraziamo innanzitutto per la disponibilità. Buongiorno, salve. Mister, allora non possiamo che iniziare dalla sua testimonianza diretta di questa emergenza coronavirus, dove e come la sta vivendo ed affrontando? Ma come tutti, con grandi sacrifici, perché comunque è un momento delicato per tutto il paese, per l'Europa, per il mondo, quindi non è solo mio, si tratta un momento di essere con grande responsabilità, di affrontare questo momento con grande responsabilità e soprattutto cercare in tutti i modi, nel nostro piccolo, di fare qualcosa per poter uscire da questa situazione. Tra l'altro possiamo dirlo, a microfoni spenti mi raccontava, perché bisogna avere adesso la grande forza di far sacrificio, che lei sta vivendo un momento familiare molto particolare, lieto allo stesso tempo difficile da sopportare. No, ma credo che ognuno ne abbia vicende personali. Io sono diventato nonno da pochissimo tempo e ho mio nipote che sono 40 giorni praticamente che non lo vedo, quindi sono piccoli sacrifici, ma sono affetti familiari che in questo momento qui è normale che bisogna pensare soprattutto a chi ha avuto delle perdite, a chi sta lottando e a chi sta facendo di tutto. Mi riferisco veramente, anche se ogni giorno ne sento parlare, a tutto il personale, ai medici, a tutte quelle persone che ruotano intorno alla nostra salute. Fare un grandissimo applauso, i sacrifici veri sono quelli. Questo però era un esempio da sottolineare, assolutamente, mister. Volendo andare a parlare un po' di calcio, quello che manca ai tifosi, quello che aiuta a sopportare anche questo momento di difficoltà, immaginando di tornare presto sugli spalti. Partiamo dall'Avellino, le chiedo un ricordo, un aneddoto particolare di quell'esperienza sulla panchina dei biancoverdi. Ma no, Avellino fu un anno particolare con due allenatori praticamente cambiati poco prima della prima partita di campionato. Fu un'annata, furono 8 mesi intensi di grandi sacrifici, perché comunque la squadra partì senza preparazione, con un handicap importante. E io credo che da Avellino aver fatto un buon lavoro, nonostante poi il risultato non ci sia stato alla fine, perché io fui esonerato, mi sembra, a marzo. Però vorrei ricordare che i primi 7 mesi di Avellino io ho preso una squadra in quel momento lì non in condizione, perdemmo tante gare negli ultimi 10 minuti, e quando ritrovammo una condizione atletica la squadra arrivò al mercato di gennaio fuori dai play-out, quindi con una grandissima rincorsa. Dopo la 10ª partita noi infilammo una serie di vittorie importanti e poi a gennaio sapevo che la squadra andava rinforzata, perché avevo spremuto quella rosa come limoni, e chiesi delle garanzie, ebbe uno scontro forte con la dirigenza e con i direttori sportivi, e il mercato di gennaio arrivarono gente che non era stata da me richiesta, volevo determinate garanzie, il giocattolo si ruppe e niente, poi è andata come è andata, insomma fu un'annata che finì. Per l'Avellino finì male, però rimane il fatto che comunque professionalmente so di aver fatto un lavoro buono quel anno lì. Mister, parlava dei tecnici che all'Avellino l'hanno preceduta, c'era anche un certo Maurizio Sarri, all'epoca tra gli addetti ai lavori, si sarebbe immaginato lei, così come si sarebbero immaginati gli addetti ai lavori stessi, una carriera del genere per l'attuale tecnico della Juventus? Ma no, io allora faccio parte della schiera degli allenatori che sono strafelice che un tecnico che è partito dalla gavetta, dalla grande gavetta che ha fatto Maurizio, sia arrivato a questi livelli. Poi, come tutte le cose, un allenatore migliora con il tempo. Io so di essere un allenatore migliore oggi che 10 anni fa, perché l'esperienza ti aiutano le conoscenze, e però oggi ho più difficoltà a trovare squadra, quindi invece Maurizio ha avuto un percorso inverso, ha avuto tanti esoneri in Serie C,
ci trovammo, credo qualche anno fa, in una manifestazione dove eravamo insieme tutti e due, e gli dissi: Maurizio, è più esonerite in Serie C, che eravamo insieme a altri colleghi, ci batti tutti, però lui era il secondo anno, il primo anno che allenava l'Empoli, la svolta è stata lì, e sono strafelice che Maurizio abbia raggiunto questi traguardi. Ripeto, all'inizio poi uno ha il tempo per migliorare, per modificarsi. Lui aveva certe situazioni che ancora non riusciva a togliersene completamente, invece so con adesso che è un grande tecnico, come sta dimostrando. Mister, invece questo Benevento, che ormai è una solida, solidissima realtà del calcio italiano, fa specie la situazione dei giallorossi, la priorità è la salute, ma è chiaro che c'è un margine di vantaggio così ampio sulla seconda che sarebbe davvero più di una semplice beffa non vedere i giallorossi il prossimo anno in Serie A. No, ma io sul fatto che il Benevento il prossimo anno possa giocare la Serie A non ho nessun tipo di dubbio. Quindi ha fatto un campionato, un grandissimo campionato, ha praticamente ammazzato questo campionato, perché insomma io non ricordo così una supremazia così netta negli ultimi anni in Serie B, ma anche credo anche qualche fino a qualche decennio. Quindi si tratta solamente, come ho detto anche a più riprese, di stabilire le regole adesso, cioè dirle adesso, in modo che poi non ci siano degli strascichi, dei ricorsi contro ricorsi, tribunali. Se si riprende il campionato e viene portata a termine la stagione, se ci saranno i presupposti, ma la vedo molto dura, altrimenti scrivere le regole adesso, che nel caso il campionato non possa riprendere, si va diretti alle promozioni e direttamente a quelli che possono accedere, e stabilire delle regole adesso, perché sennò poi diventa un problema. Per quanto poi riguarda il Benevento, è normale che la proprietà, i suoi direttori sportivi, il tecnico avranno già in mente quella che potrebbe essere la squadra del prossimo anno, fermo restando, e questo me lo auguro, che si capisca che il campionato di Serie A è un campionato completamente diverso, dove i valori tecnici tra la A e la B sono abissali. L'esperienza nel Sannio, cosa ha ereditato, si porta particolarmente dentro? Rapporti umani, che ho tanti amici, ho tante persone che mi sento, anche per colleghi, ma soprattutto persone anche extra calcio che sono rimasto in ottimi rapporti. Ho un rapporto ancora con la dirigenza, che nelle occasioni importanti, in caso di un grande successo o comunque delle solite festività, ci sentiamo, e niente, c'è un po' di rammarico per quello che è stato il finale. Io ritengo che a Benevento, nella mia esperienza come allenatore, di aver fatto nel mio anno, diciamo, che sono stato all'incirca poco più di un anno, nei miei primi 10 mesi, di aver fatto un ottimo lavoro. Mister, la Campania nel suo destino, e allora parliamo a questo punto anche della Juve Stabia, una bellissima sorpresa, rivelazione di questo campionato di Serie B, nonostante sia partita con tante difficoltà, si è saputa rialzare. Assolutamente, assolutamente, sono contento per la società, per Polito, per Caserta, che stanno facendo un lavoro importante. Sono ripartite dallo zoccolo duro della promozione, quindi hanno tutte le qualità per poter rimanere in questa categoria, lo meritano, e Castellammare è un'altra piazza sul quale sono molto legato. Ho lavorato poco, ma con grande intensità, con grande emozione, quindi è una piazza che mi è rimasta dentro, perché emotivamente sono stati 3 mesi molto, molto importanti. Mister, suo fratello Amedeo come sta invece vivendo questa emergenza coronavirus? Siete due personalità importanti nel mondo del calcio, e ovviamente i tifosi lo ricorderanno con la maglia, tra le altre, della Roma. Ma Amedeo vive in Spagna da più di 23-24 anni, non ricordo nemmeno, e quindi è un quarto, metà della sua vita l'ha passata in Spagna. E niente, loro sono in un regime di grande sacrifici, grandi ristrettezze anche per loro,
è arrivato dopo e quindi all'inizio la Spagna guardava l'Italia con molta perplessità, con un filo di ironia che io invece sentendo in Amedeo dico guarda che la situazione è drammatica qua, nel senso che già dopo i primi giorni di chiusura totale si percepiva il pericolo, quindi loro stanno vivendo in questo momento lì chiusi in casa e lui ha dei figli un po' sparsi in tutta Europa. Lui a Londra, una a Madrid, quindi vive con molta apprezzione e poi lavora attivamente, lavora lui con il computer, è un tipo di lavoro che non è da campo come me, quindi diciamo che la vita sotto questo aspetto qui non gli è cambiata molto. In chiusura, io la sento bello affamato di una nuova avventura. Chissà che questa crisi non possa essere il preludio all'inizio di qualcosa. Lei mi sembra davvero pronto. Scalpita. No, io quest'anno avevo avuto la possibilità, quando si arriva un pochino, diciamo dopo 50, bisogna saper scegliere, a volte è meglio aspettare che scegliere tanto per allenare. Qualche volta, a volte la voglia di rientrare ti porta a fare delle valutazioni non consone, quindi aspetto la chiamata giusta, un progetto che mi possa ridare emozione perché fondamentalmente... Per poter fare anche il mio mestiere bisogna emozionarsi e quindi io so che ancora lo posso fare e vediamo, insomma, rimaniamo fiduciosi perché comunque credo che qualcosa di buono si possa fare ancora. Grazie, grazie mille per la disponibilità. Guido Carboni, è stato un piacere rivederla, mister. A voi un saluto a tutta la redazione.